Gianluca Buonanno, perché questo decreto cultura si dimentica del nord e pensa solo al sud? Perché purtroppo per l'ennesima volta si aiuta Pompei, si aiutano situazioni con posti meravigliosi, sì, ma che gli abbiamo dato un sacco di soldi. Ho chiesto, ditemi la pianta organica di Pompei, non si sa, quando uno va a Pompei c'è cani randagi dappertutto, e chi lavora, chi non lavora non si capisce niente, molti spazi sono chiusi, perché dare i soldi così a pioggia? Io ho detto al ministro, usi la parola meritocrazia, si fidi di più dei sindaci e si fidi molto di meno dei sovrintendenti, di chi comunque spesso e volentieri in giro per l'Italia vive solo per guardare quando arriva la sera dietro una scrivania, ma non capisce niente, non gli interessa niente di quello che succede nel territorio. Devono fare un cambio di passo e soprattutto piantarla lì, di aiutare gli amici degli amici, perché questo è quello che è successo anche in questo provvedimento, e noi quindi abbiamo votato contro, perché per dare i soldi aumentando le tasse così come hanno fatto in questo provvedimento lo fa anche mio figlio che ha 10 anni. Quali esempi al nord sono stati dimenticati? Oh, ce ne sono, ad esempio la casa di Manzoni a Lecco è stata dimenticata, c'è stato un ordine del giorno, ma gli ordini del giorno valgono fino a un certo punto. Quello che conta è invece il valore vero di tutte le bellezze che abbiamo al nord. Io ho fatto anche l'esempio della città dove amministro, a Varallo, è patrimonio dell'UNESCO, il sacro monte più importante del mondo. Dico, ci sono tante cose piccole ma che hanno un grande valore e che possono portare turismo, economia, e quindi perché aiutare sempre, diciamo così, Roma piuttosto che Firenze? Certo, meritano perché hanno dei patrimoni importantissimi, ma ci sono anche tante realtà piccole e i piccoli non vengono mai, diciamo così, ricordati. E poi ribadisco, hanno aumentato le tasse per poter finanziare determinate cose, hanno aumentato le accise e hanno preso i fondi anche dalle piccole imprese, per cui quando un piccolo imprenditore gli si dice che non li si può aiutare, deve sapere che gli sono stati presi i soldi con un provvedimento che li prendono da una parte e vanno a colpire le imprese per darle ad altri, che sono gli amici di quelli che con la puzza sotto il naso parlano di cultura e di musica e di teatro.